io non è che ho parlato di liste civiche, io ho detto che c'è la necessità di un contributo di tutti e quindi anche della maggioranza che governa la città di Napoli, che adesso guiderà la città metropolitana, e del sindaco di Napoli, a contribuire per la vittoria delle regionali che si terranno fra un anno e per governare bene la città metropolitana. Quindi è un auspicio. Se poi per vincere serve mettere in campo anche dei progetti di un civismo impegnato in città, noi ci siamo, però non è quella la soluzione necessaria o prioritaria. L'importante è che le forze, anche nella loro diversità, si uniscano in un progetto di cambiamento politico nella regione Campania. Ma i sindaci innanzitutto si metteranno insieme tra qualche giorno, perché dovranno governare insieme la città metropolitana, e là bisogna iniziare a costruire non solo una fase costituente, perché ovviamente la città metropolitana ci debbano star tutti, o quantomeno quelli che ci vogliono stare e che non si vogliono sfilare, e poi anche l'occasione per provare a costruire un laboratorio politico. E penso innanzitutto ai sindaci del centro-sinistra, ovviamente, che governano tantissimi comuni della nostra area metropolitana. Quindi c'è sia un lavoro istituzionale da fare che tenga dentro tutti, ma anche un lavoro politico proprio nei prossimi giorni, perché a settembre si vota per la città metropolitana, per il governo della città metropolitana, e quindi c'è bisogno di fare prove di intesa.